Salve a tutti e benvenuti in questa nuova puntata di Crossover. Oggi è venuto a trovarmi, anzi, per meglio dire, è tornato a trovarmi un vecchio amico del canale, un carissimo amico, nonché medico, divulgatore ed esperto di virologia, il dottor Ubaldo Delrico. Buongiorno, dottor Delrico. Ciao Giuseppe, grazie per l'invito. Lo sai che mi fa sempre piacere confrontarmi con te su queste cose e mi fa piacere magari passare un messaggio, come posso dire, di informazione non manipolata, a proposito del discorso che facevamo prima sulla divulgazione scientifica, che può essere considerata da alcuni manipolata, chiaramente. Ovviamente un saluto a tutti gli amici che poi vorranno seguire questa trasmissione su YouTube, sul tuo canale. Certo, no, a me è un grande piacere, pure perché abbiamo realizzato diverse puntate interessanti che trovate sul mio canale nella playlist di Crossover. Abbiamo parlato in passato della febbre spagnola, abbiamo parlato della peste, abbiamo parlato della tubercolosi. Oggi invece parliamo di un'altra che io considero pandemia. Anche se di fatto si è indebolita negli anni, ha avuto una serie di cambiamenti e di fatto oggi nel 2022 è abbastanza gestibile, mentre invece quando è nata effettivamente negli anni 80 è stata una vera e propria pandemia e non riuscivano a gestirla i medici dell'epoca, tant'è vero che ci sono stati contagi in tutto il mondo e tra i morti celebri di AIDS si annoverano addirittura artisti internazionali come per esempio Keith Haring, o qualcuno dice anche di alcuni calciatori di squadre anche piuttosto importanti, sportivi di ogni tipo. È una malattia che ancora oggi va a discutere, ma che non ha più quel grado di pericolosità che invece aveva negli anni 80. Parliamo ovviamente dell'AIDS. Parliamo dell'AIDS che è famosissima, in effetti è una delle peggiori pandemie, è stata una delle peggiori pandemie degli anni 80. E vorrei rompere il ghiaccio chiedendo al dottor Delrico come e quando è nato l'AIDS. Allora, l'AIDS è nata come definizione nel 1982. Sostanzialmente il termine AIDS è stato coniato nell'82, perché precedentemente c'è una lunga storia, in effetti, nella definizione di questa pandemia, perché di pandemia si tratta. Nel 1981 la storia inizia con la segnalazione di casi di patologie che colpiscono degli omosessuali. C'è il CDC di Atlanta, che sarebbe il Centro per il Controllo delle Malattie Infettive e la Prevenzione. Il CDC significa appunto Center Disease Control di Atlanta, il più importante centro del mondo in questo campo. Segnala dei casi di polmoniti da pneumocisti carini in 5 omosessuali. Ora, ma già detto subito che la polmonite da pneumocystis carina, a cui poi ci si è abituati dal virus in poi, precedentemente era considerato un'eccezione, perché una polmonite dovuta a questo protozoo che poi ha dei caratteri anche di miceto, si sapeva già che colpisce in situazioni particolari, cioè un ospite immunocompetente, cioè con un sistema immunitario ben funzionante, difficilmente si fa questo tipo di polmonite. E quindi inizialmente, parliamo dell'82, CDC segnalò questi 5 casi e li definì casi particolari, effetti di patologia in omosessuali che presentavano una linfadenopatia e una polmonite da pneumocisti carini. Linfadenopatia perché poi si capirà che man mano loro segnalavano i pazienti che man mano afferivano come affetti da un ingrossamento linfatico sostanzialmente. Quindi linfadenopatia significa risentimento dei linfonodi palpabili, non solo quelli palpabili. La stampa stessa, che man mano capì che stava succedendo qualcosa, iniziò a parlare di GLID, cioè di patologie legate ai gay, cioè gay relative immune deficiency, cioè deficienza immunitaria legata al mondo degli omosessuali. Il CDC definì poi questa patologia delle 4H, perché si era visto che colpiva pazienti haitiani, omosessuali, emofiliaci ed eroinomani, tutti i termini che in inglese iniziano con l'H. Fatto sta che poi si capì che non erano questi gli unici pazienti ad essere colpiti da questa patologia nuova.
E nell'82 si conosce il termine appunto di AIDS. AIDS è l'acronimo delle iniziali inglesi, Immunodeficiency Syndrome, cioè sindrome dell'immunodeficienza acquisita. Ma si iniziò a parlare di questa patologia, si iniziarono a studiare questi pazienti che avevano invariabilmente un quadro abbastanza tipico, cioè di infezioni cosiddette opportunistiche o di nascita di tumori particolari, come poi vedremo, o di scatenamento di patologie particolari come la tubercolosi, senza aver ben capito quale fosse la causa di questa patologia. Qui si conobbe prima la patologia, il termine AIDS è stato chiamato prima, poi di scoprire come ne è l'agente causale. L'agente causale è stato identificato nell'83, HIV è il termine dell'agente causale, appunto disease, virus in questo caso, e nell'83 l'identificazione che questo virus fosse la causa del virus è dovuta a due gruppi di studio, il gruppo di Robert Gallo dell'Università del Maryland a Baltimora e il gruppo francese di Montagnier dell'Istituto Pasteur di Parigi. Tra l'altro ci sono state poche varie polemiche negli anni, Gallo che probabilmente aveva per primo identificato il virus chiamandolo HPLV nell'82, fu poi scavalcato da Montagnier che nell'83 conobbe il virus e loro lo chiamavano invece VAV, VAV sempre sempre iniziale di linfadenopatia virus. Comunque fatto sta che nell'83 si arrivò a definire questo virus HIV. Però questo virus non era sconosciuto alla comunità scientifica, questo è particolare, perché in effetti si riconobbe che questo virus era la causa eziologica della patologia da immunodeficienza acquisita, ma il virus HIV era già noto, era un virus che era stato identificato nel 59 in Congo, perché tutto parte dall'Africa, ed era arrivato in America, negli Stati Uniti, passando attraverso Haiti già 10 anni dopo, nel 69. Il virus HIV proviene in qualche modo da un virus delle scimmie. Fa pensare un po' al discorso che sentiamo in questi giorni sul vaiolo delle scimmie, in effetti, ma c'è sempre un nesso fra noi primati, sostanzialmente. Il virus, appunto, delle scimmie era un virus dell'immunodeficienza delle scimmie che fece epidemie in Africa, nell'Africa centro-occidentale soprattutto, tra la metà dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Ovviamente fece epidemie non diciamo come virus nel senso diffuse fra gli uomini, ma soprattutto fra persone che avevano contatto con il commercio, la macellazione, perché esiste anche questo, il commercio delle pelli di scimmie. E quindi si ebbero queste piccole pandemie limitate a parti diciamo dell'Africa centro-occidentale. La nascita invece dell'HIV è avvenuta quasi sicuramente per le mutate condizioni che si sono determinate per il colonialismo. Quasi certamente c'è un nesso con vaccinazioni per il vaiolo fatte con aghi non sterili, è molto quotata questa ipotesi, molto c'entra in qualche modo le mutate condizioni ambientali, quindi con la prostituzione, la nascita di patologie infettive che colpiscono i genitali esterni tipo la sifilide, e quindi tutti i cambiamenti sociali legati in qualche modo alla colonizzazione di questi posti portò alla nascita di un virus umano. Quindi l'HIV è un virus che nasce da molto lontano, in effetti. Nell'83 fu identificato come virus causale dell'AIDS, ma quindi la sua nascita, come vediamo, può essere retrodata addirittura a metà del secolo scorso, anzi probabilmente anche prima, quando era stato riconosciuto, ma non si sapeva che poi poteva scatenare questa patologia, che quindi non è stata così, come posso dire, un fulmine a ciel sereno per gli esperti, nel senso che in quel momento bisognava semplicemente, era complicatissimo, ma collegare un virus che fosse in grado di determinare quei sintomi passando attraverso una condizione di immunodeficienza, perché se mi permette entro già nel vivo della questione, perché certo, in effetti l'AIDS perché è una malattia così complicata, ed è complicata ancora oggi. Tu prima nell'introduzione hai detto una patologia che in qualche modo oggi non fa così paura.
Ma questo è un discorso che definirei relativo, perché non fa così paura delle condizioni in cui possiamo utilizzare tutta una serie di farmaci molto costosi. E quindi in quel caso il soggetto che è infetto dal virus HIV può vivere anche 30, 40, 50 anni dalla diagnosi con un'attesa di vita che sostanzialmente non viene intaccata da questa infezione. Ma considera che in varie parti del mondo questa terapia non si può fare. Perché costa molto. Quindi in varie parti del mondo i numeri danno ancora, diciamo, fanno ancora paura. Considera che il virus a tutt'oggi ha colpito sicuramente più di 60 milioni di persone, ma sono dati vecchi, perché dati aggiornatissimi non è che si trovano così facilmente. Sono morti di AIDS almeno 30 milioni di persone, ma ripeto, i numeri sono sottostimati. Sono attualmente infetti di AIDS, cioè da HIV, più di 30 milioni di persone, si infettano ogni anno più di 2 milioni e mezzo di persone, muoiono ancora di AIDS circa 2 milioni all'anno di persone. Quindi sono dati spaventosi. E perché? E perché questo è un virus estremamente maligno. Questo è un virus che fa parte della famiglia dei 20 virus, cioè sono dei retrovirus, i retrovirus, sono due virus prevalentemente, anche se ce ne sono sicuramente altri, sono HIV1 e HIV2, il primo è più aggressivo, è più diffuso nel mondo, Africa subsahariana, ma anche Europa, anche America. L'HIV2 invece è più appannaggio dell'Africa centro-occidentale e dell'Asia. Ma è un virus che ha una caratteristica estremamente maligna, è capace di sfruttare la trascrittasi inversa per fare un DNA. Allora, che significa questa cosa? Io mi ricordo ancora che quando ho studiato la prima volta queste cose, parlo del 79-80, studiavamo in microbiologia queste caratteristiche di alcuni virus, per cui c'era questa trascrittasi inversa. Che cos'è questo termine che pare così complicato? Niente, è una cosa semplicissima. È un enzima che alcuni virus che sono a RNA, questo è un virus RNA monofilamento, anche se poi normalmente è come se fosse diploide, come se avesse due monofilamenti e quindi come se fossero due particelle attaccate. Questi virus RNA hanno, attraverso questo enzima che si portano appresso, un enzima hanno questo enzima che si chiama trascrittasi inversa, che sostanzialmente è una DNA polimerasi RNA dipendente. Cioè sull'RNA sono capaci di fare il DNA. Il contrario di quello che facciamo normalmente nelle nostre cellule. Noi facciamo un RNA messaggero, per esempio, sul DNA, da cui produciamo proteine, traduzione di questo elemento trascritto. Questi fanno precisamente il contrario. Perché? Perché sono capaci di farsi un DNA a doppia elica, che sono capaci di integrare nel DNA della cellula ospite, e là rimane per sempre. Per esempio, il virus è capace di crearsi un serbatoio è praticamente inaccessibile. Sostanzialmente, se il virus muove, il virus infatti questo fa, il virus infetta tante cellule, e poi diremo che tipo di cellule infetta, perché da questa patologia. Ma una parte delle cellule che infetta è come se le facesse rimanere in latenza, cioè resta nel DNA di queste cellule ospitanti e resta un serbatoio continuo. Perché? Perché il virus funziona così. Il virus ha un recettore fondamentale, il virus è fatto in un modo molto semplice, c'è un core centrale in cui c'ha questi vari enzimi che sfrutta con il suo materiale genetico, una proteina che lo avvolge, che è la P24, che è una di quelle più importanti nel riconoscimento degli attuali metodi, e poi c'è un capside esterno, che è un pericapside, che normalmente è la parte più esterna e che deriva dalla cellula che infetta, da cui può esce sostanzialmente. Sul pericapside questo virus ha fondamentalmente due proteine, due glicoproteine, la GP120 e la GP41, che sono capaci, una, la 120, di riconoscere un recettore particolare di alcune nostre cellule. E guarda caso questo recettore che riconosce il CD4+, che sostanzialmente è l'antigene che espone prevalentemente, anche se può essere presente in varie altre cellule, un particolare tipo di linfocita T che noi abbiamo, che è importantissimo, cioè il linfocita T CD4+, che noi chiamavamo una volta linfocita T helper, è un linfocita determinante in tutte le azioni immunitarie del nostro organismo, nell'immunità, diciamo, adattiva e dell'immunità innata, cioè con cui noi nasciamo.
Senza questo linfocita, noi non siamo in grado di elaborare tutta una serie di segnali che ci arrivano degli agenti infettivi, non siamo capaci di mettere in moto delle reazioni che poi effettuano i linfociti effettori della risposta, cioè i linfociti T citotossici, i linfociti B che producono anticorpi. Ma i linfociti T helper, cioè i CD4, sono quelli che sostanzialmente recepiscono il messaggio dell'agente infettivo, qualsiasi agente infettivo, ma anche di cellule neoplastiche, e mettono in moto una serie di meccanismi che noi adesso chiamiamo citochine, linfochine, chemochine, insomma non voglio entrare nel dettaglio perché sarebbe estremamente complicato, forse il discorso che sto facendo già è complicato, però va fatto, perché bisogna capire che questo benedetto virus ha un recettore particolare che conosce una cellula particolare nel nostro organismo, e senza quella cellula particolare, quando noi mettiamo in discussione il numero di queste cellule, ecco che si scatena la nostra suscettibilità immunitaria. Se io non metto in moto la risposta immune tramite meccanismi diciamo T-helper, non sono capace di avere una reazione immunitaria contro agenti che sono banali pure. Tanto è vero che si parla di infezioni opportunistiche, perché significa che questi pazienti non sono più in grado di reagire alle infezioni che per noi sono facilmente, diciamo, rimuovibili. Sostanzialmente, quando questo benedetto virus entra nel nostro sangue, e come ci entra, questa poi è una cosa importantissima su cui poi dovremmo parlare, è capace di dirigersi, soprattutto se entra direttamente nel sangue, è capace di dirigersi verso i centri linfatici, i linfonodi, dove trova le cellule linfatiche per cui ha questa particolare affinità, i linfociti TCD4+, noi così li definiamo. Una volta che entra in queste cellule, entra attraverso un meccanismo di fusione, quindi la GP120 che ho detto prima è questa proteina che riconosce le recetture, c'è una proteina GP41 sempre esterna del pericarpocite, che è una proteina di fusione che fa fondere, diciamo, il corpo del virus con quello della cellula. Una volta entrata dentro, mette in moto la trascrittasi inversa, produce questo DNA doppia elica sulla sua striscetta di RNA e si va a vocalizzare nel DNA delle cellule. A questo punto non c'è niente più da fare, non siamo più capaci di rimuovere questa cellula virale, diciamo questo virus, all'interno della cellula che ha infettato. Il meccanismo che poi si mette in moto è questo. Ci sono le cosiddette tre fasi della patologia, che però oggi non sono neanche più così ben distinguibili, proprio perché come terapie, come se queste fasi potessero ritornare indietro, essere comunque ben condizionate dai farmaci, ma fatto sta che nulla, nulla è capace di rimuovere questo virus dal nostro organismo. Non a caso questo è un virus secondo cui non esiste un vaccino. E sono 40 anni che si cerca di che si studia questo virus, anzi sono più anni, e sono 40 anni che si cerca di fare un vaccino. E non ci si riesce. Quindi è un virus estremamente maligno. È un virus che agisce lentamente, agisce molto lentamente, ma è inarrestabile. Se uno sta senza terapia dal momento in cui fa l'infezione, in 9-11 anni muore. O meglio, in 9-11 anni passa alla fase, diciamo, sintomatica, perché è come se ci fosse un periodo di infezione iniziale, un periodo di patenza che può essere più o meno lungo, e poi c'è la fase, diciamo, sintomatica finale, che dura poco, senza terapia, dove dura 9, 10, 12 mesi. Quindi che succede? Il virus entra nelle cellule, ci entra molto facilmente se l'ingresso è direttamente ematico, ci entra dopo un poco più di tempo se entra attraverso le mucose, diciamo, genitali soprattutto. Però fatto sta che poi a un certo punto raggiunge i linfonodi, raggiunge le strutture linfatiche, attacca le cellule linfatiche che abbiamo detto, cioè i linfociti CD8, diciamo CD4T. Entra in queste cellule e inizia a fare il suo DNA. Quando mette in moto la replicazione, a un certo punto mette in moto tutta una serie di meccanismi per cui tramite degli enzimi che si chiamano proteasi, riesce a formare il corpo del nuovo virus, passa attraverso la cellula che lo ospita per gemmazione, la buca, perché praticamente prende delle proteine di membrana della cellula ospitante formando il suo pericarpocite, cioè la parte più esterna, e la cellula ospitante muore. Quindi quando c'è una fase di viremia molto alta, cioè di replicazione virale, significa che automaticamente molte cellule immunitarie stanno morendo. Evidentemente questa prima fase non è così pericolosa per il nostro organismo, perché il nostro organismo nel tempo di 7-8, ma spesso anche meno, diciamo che dalle 2 alle 8 settimane dopo iniziare l'infezione, il nostro organismo reagisce con la sua immunità, che in quei momenti è ancora ovviamente valida.
Quindi la prima fase, la fase iniziale, sostanzialmente può essere paragonata a una forma di influenza, a una forma anche più aggressiva, diciamo, in qualche modo, tipo condizioni tipo la nostra mononucleosi, con febbre, linfadenomegalia, diarrea, mal di testa, però è una condizione che tutto sommato non ci spaventa, perché non facciamo il test e sappiamo di poter essere stati contagiati, diciamo, se parliamo dei giorni d'oggi, chiaramente nel 80-81 queste cose si sapevano a stento, chiaramente. Fatto sta che dopo la fase iniziale, diciamo, dell'infezione acuta, c'è questa fase di latenza più o meno lunga. E la fase di latenza più o meno lunga, il soggetto è chiaramente infetto e contagiato, se non sa di esserlo, può contagiare altri. Come contagia? Sostanzialmente il contagio per anni ci ha spaventato questa cosa, non ci ha spaventato perché tutti più o meno abbiamo pensato, ma possiamo essere contagiati anche dalle punture di vespa, di zanzara, da insetti. Non è così, è molto meno diciamo romanzesca la cosa. I rapporti sessuali sono una delle cose più importanti, chiaramente i rapporti sessuali non protetti, soprattutto sono state pericolosissime in passato perché certe cose non si sapevano. Le trasfusioni di sangue infetto hanno fatto stragi, è chiaramente una delle cause maggiori di trasmissione orizzontale, che così si definisce questo tipo di trasmissione. A parte i rapporti sessuali, le trasfusioni sono state l'uso di siringhe infette. Gli eroinomani, per definizione, si facevano AIDS. Questa è una cosa che abbiamo scoperto tutti più o meno, pure perché la generazione di tossicodipendenti è stata per anni soggetta, diciamo, dipendente Da la droga, le siringhe di droga. Oggi è molto meno sessuali, senza diciamo contraccettivo, che hanno fatto stragi, no? Sì. Sapevo, quindi, che addirittura mi pare il portiere del Napoli, Giuliani, era morto così, mi corregga se sbaglio. Tu prima hai detto i personaggi famosi, infatti io questo stavo dicendo, i personaggi famosi, il primo personaggio, io me lo ricordo benissimo, di cui si parlò di AIDS, era Rock Hudson, era un attore famoso del cinema americano anni 50-60, si sapeva che era gay, si è saputo molti anni dopo però, perché il mito di Luggiano all'epoca non accettava queste cose, no? Mi ricordo ancora, quando ormai si sapeva, purtroppo questo, ma non purtroppo perché voglio condannare Rock Hudson, sapeva appunto che era diventato affetto da HIV, che aveva sempre amato lavorare di uncinetto, quindi vuol dire che aveva un animo femminile, diciamo, non ci trovo niente da criticare, era un attore, anzi che forse quello che è stato più che ha colpito, diciamo, l'immaginazione collettiva è stato chiaramente Freddie Mercury confessò di essere affetto da AIDS nel novembre 91, il giorno prima di morire, anche se, diciamo, chiaramente si era capito, era dimagrito, aveva una condizione particolare che faceva pensare che avesse una patologia grave in corso. Giuliani fu affetto da AIDS sicuramente, di Giuliani si è saputo un 2-3 anni dopo che aveva lasciato il Napoli. Tutto questo, Giuliani vinse lo scudetto con il Napoli nell'89-90, i due portieri che hanno vinto lo scudetto a Napoli erano entrambi provenienti dal De Roma. Faccio una notazione di tipo calcistico: Giuliani era romano e Giuliani morì di AIDS. Si seppe che c'era anche lui, quasi certamente era gay. Insomma, è una storia su cui meglio non andare a scavare, perché si scoprono cose, insomma, spiacevoli, però sicuramente è morto di AIDS anche lui. Allora, tornando al discorso di come poi si attiva la patologia nella fase cosiddetta finale, cioè nella fase sintomatica, la patologia si attiva perché a un certo punto comunque il numero di questi linfociti CD4 che noi man mano cerchiamo di ricostituire diventa insufficiente. Non a caso tutte le varie classificazioni che sono state fatte, diciamo, del quadro clinico del virus, hanno sempre tenuto conto della carica virale sostanzialmente e della quantità di linfociti CD4+ presenti. In passato, anche nella fase, diciamo di latenza, ma con valori bassi di CD4 fra 200 e 400, non si faceva niente, si aspettava. Oggi invece si è capito, ci sono maggiori possibilità di curare, si è capito che questi sono pazienti che vanno curati il prima possibile. E perché la patologia
diventa meno aggressivo in ogni caso, ha molte più difficoltà a passare nello stadio sintomatico se si inizia presto la terapia. E perché c'è una terapia oggi che è molto più, diciamo, tranquilla. Allora, partiamo da un presupposto. Quando è nato questa benedetta conoscenza, cioè quando è nata la conoscenza dell'HIV, ovviamente si è scatenata la ricerca per capire come si poteva fare per bloccare questo virus, visto che non c'è altro mezzo che cercare di impedire la sua replicazione. Perché abbiamo detto che la replicazione porta alla morte delle cellule, non il suo ingresso nelle cellule, che quando si replica buca le cellule e le uccide. La prima cosa che si sapeva di questo virus è che sfrutta la trascrittasi inversa. E questo lo si capì subito, in effetti lo si capì subito, Robert Gallo lo capì immediatamente, che lui aveva studiato la trascrittasi inversa, tra l'altro Robert Gallo e Montagnier, di cui forse è parlato male negli ultimi anni perché ha avuto delle posizioni negazioniste. Robert Gallo e Montagnier mi ha colpito questa cosa, perché l'ho scoperto solo adesso, non conoscendo queste persone da anni, almeno come leggenda. Sono entrambi due medici che sono diventati medici dopo essersi laureati in biologia. Secondo me questa cosa... Interessante questa... Sì, perché chiaramente erano persone che avevano un tale amore per la ricerca che hanno ritenuto che la loro laurea in biologia, che è una laurea degnissima ovviamente, considerando, non so, che Antonella Viola è biologo, non è medico, magari, insomma, fa da referente alla missione di Gramellino su come virologo. Però fatto sta che questi due hanno ritenuto dovessi laureare in medicina perché non gli bastava la laurea in biologia. Laurea che in biologia. Laurea, comunque... ha tutto per fare ricercatori. Attinenza, sì, certo. Comunque... No, sicuramente non essendo medico, il biologo magari non parla di terapia, ma è l'unica cosa che poi gli manca per poter parlare di queste cose. Quindi non gli manca niente, fondamentalmente. Fatto sta che Gallo aveva già capito che la trascrittasi inversa aveva un ruolo importante. Quindi il primo farmaco in assoluto che noi usavamo nell'87, presto a poco iniziò ad essere usato, è la ZT, questo nome storico è rimasto, che poi sarebbe la zanotimidina o zidovudina, si chiama pure il termine con cui normalmente non lo conosciamo, che è un farmaco che azidotimidina, che è un farmaco che noi ancora oggi utilizziamo, però noi oggi lo utilizziamo solo nella prevenzione nel soggetto HIV infetto ma senza sintomi. Non a caso il farmaco che utilizziamo, e infatti è l'unico caso in cui lo vedo usare come pediatra, viene utilizzato nelle mamme che sono HIV positive e lo si usa anche poi nel prodotto del concepimento dopo la nascita fino a un'età di circa 18 mesi, quando si capirà se questi anticorpi che sono presenti nel sangue del bambino sono di origine materna, come quasi sempre avviene, o sono prodotti dal bambino, quindi perché il bambino è infetto. Io fortunatamente nei pochi casi che ho avuto di miei assistiti che sono nati da questa condizione, tutti sono poi risultati immuni, cioè non infetti dal virus, quindi gli anticorpi non erano anticorpi propri. Fatto sta che comunque nell'87 venne fuori la terapia con la ZT. Solo che questo farmaco, sicuramente notevole per l'epoca, cioè un inibitore della trascrittasi inversa, dimostrava di avere due problemi di fondo. Il primo problema è che il virus tende a mutare, quindi questi virus sono terribili, mutano continuamente, no? Quindi non è solo una cosa che riguarda il coronavirus. Questi virus tendono a mutare e quindi il bersaglio può essere mancato da questo inibitore della trascrittasi inversa. E poi aveva una notevole dose di tossicità. Sostanzialmente dopo qualche anno si passò a una terapia duplice con due diversi inibitori, perché poi gli inibitori della trascrittasi inversa sono di diverso tipo, nucleosidici, non nucleosidici, nucleotidici, beh, è inutile farla troppo lunga perché è anche complicato. Fatto sta che il vero punto di svolta si ebbe sostanzialmente nel 96-97, quando si scoprì che esisteva appunto la proteasi, si sapeva già, che si scoprì l'inibitore delle proteasi. L'inibitore delle proteasi ha rivoluzionato la terapia, tanto è vero che sarebbe appunto l'enzima che consente la fuoriuscita del virus dalle cellule, perché fa accoppare, diciamo, la membrana del nuovo virus dalla stessa membrana della cellula, il pericarpside del virus, e quindi inibire la proteasi significava bloccare la replicazione del virus. Oggi infatti le terapie sono tutte terapie che sono combinazioni di più farmaci, che questo è l'unico modo, uno, per far sì che il virus non diventi resistente a un singolo farmaco, che è molto pericoloso. E due, questa terapia è sicuramente dotata di chance maggiori, perché bloccando vari tipi di passaggi della vita del virus, rende per il virus... Ok, noi...
Quindi Allora, stavamo dicevamo, dicendo. Sì, vaga. sì, no, dicevamo quindi che nel 96-97 ci sono state delle migliorie, quindi delle ulteriori scoperte scientifiche che hanno portato a un leggero miglioramento, giusto? Quindi. No, notevole miglioramento, notevole miglioramento. Che quando si è capito che bloccando la proteasi si poteva ampliare il range di questi farmaci, riducendo notevolmente la tossicità degli stessi e riducendo soprattutto la possibilità che questi virus diventassero resistenti alla monoterapia e alla biterapia, si è arrivati a un momento, diciamo, in cui di estremo miglioramento delle terapie. Tant'è vero che si è iniziato a parlare di HAART, cioè che sarebbe un Highly Active Antiretroviral Therapy, cioè una terapia combinata in cui si mettono assieme terapie antienzimatiche, cioè che sono rivolte contro la trascrittasi inversa, contro le protease, che sono questi enzimi che fanno uscire per gemmazione il virus dalla cellula ospitante, contro le internasi, che poi sono quegli enzimi che consentono al DNA replicato di integrarsi nel DNA della cellula ospite, e comunque e vari altri tipi di terapie che sono ancora, diciamo, sotto continua mente della ricerca, perché oggi si fanno terapie che hanno a che fare con molti, diciamo, aspetti del ciclo replicativo del virus, cioè si parte dal cercare di inibire il legame della glicoproteina 120 sul CD4, a impedire la fusione di membrana tramite la glicoproteina 41. C'è stato tutto un setting di ricerca enorme che fatto sta che ha portato a una combinazione di terapie che poi l'infettivologo decide volta per volta, soprattutto tenendo conto delle due cose fondamentali che abbiamo detto prima, cioè la carica virale e la quantità di CD4 presenti per microlitro di sangue. Diciamo che in passato era obbligatorio in qualche modo partire con la terapia quando la carica virale era alta, ma soprattutto quando i CD4 avevano un valore inferiore a 200 unità per microlitro. Oggi invece, come dicevo, si tende a partire prima perché si è visto che partendo prima questa terapia, ma proprio l'attesa di vita migliora nettamente. Però, come dicevo precedentemente, è anche chiaro che sono farmaci costosi che da noi ovviamente li passa lo Stato, fortunatamente, ma in nazioni con minori risorse economiche, soprattutto con una sanità che funziona meno bene, chiaramente non ci sono tutti questi privilegi che fortunatamente questi pazienti ricevono. Dobbiamo tornare però a qualcosa che non abbiamo solo sfiorato precedentemente, cioè come ci si infetta di questa patologia. Questa è una patologia che è legata al sangue. E questo virus non ha una grandissima aggressività, nel senso che il virus per contagiarci deve avere una carica molto alta nel mezzo attraverso cui ci infetta. Non a caso, diciamo, la via preferenziale era quella delle trasfusioni degli agli infetti, cioè direttamente sangue-sangue. In questo modo il passaggio è massimale, questi virus vanno direttamente a cercare le cellule linfatiche che riconoscono e il loro ciclo inizia. Il passaggio per via sessuale, che chiaramente coinvolge le membrane, diciamo in qualche modo gli strati epiteliali dell'epitelio vaginale o dell'apparato genitale in genere, la via rettale, sono invece vie più complesse che il virus deve prima in qualche modo penetrare per poi arrivare nel sangue. E poi c'è la trasmissione verticale, quella da mamma a prodotto del concepimento che accennavo prima, che purtroppo senza terapia della puerpera porta un 20% di trasmissione al feto, quindi la patologia, un HIV neonatale, che è molto 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 pericoloso. L'HIV del piccolo bambino, se non trattato, porta a morte nei primi 2 anni di vita questo bambino, e va trattato in maniera estremamente intensa da subito. La trasmissione verticale non è solo legato al passaggio transplacentare del virus, ma anche al momento del passaggio attraverso il canale del parto, e anche la trasmissione verticale legata all'allattamento. Per cui in queste donne si fa una terapia in gravidanza con vasi attiva, zilovudina, fanno il taglio cesareo per evitare il passaggio attraverso il canale del parto, che ovviamente condiziona
possibilità di passaggi di, in qualche modo di rimescolamento di sangue materno e fetale, e fanno poi, evitano l'allattamento, e poi lo stesso prodotto del concepimento viene trattato con la sitavatina, come dicevo, fino a un'età di 12-18 mesi, quando poi si capirà se sono, se sono sani o se invece hanno contratto l'infezione. E questo, diciamo, è per quello che riguarda le vie di trasmissione. Chiaramente le vie di trasmissione sono una delle cose su cui si è sempre battuto molto, perché, e perché chiaramente la trasmissione attraverso i rapporti sessuali è stata sempre una delle cose su cui si è battuto molto come educazione sanitaria. L'uso dei profilattici è fondamentale in queste situazioni. Ci sono state campagne di sensibilizzazione diciamo verso la monogamia, che chiaramente è la condizione che a noi sembra scontata, ma non è così poi in tutti i popoli diciamo, che conosciamo, e del resto molti comportamenti a rischio esistono anche diciamo da noi, non solo diciamo all'interno di coppie di fatto, ma anche comportamenti trasgressivi, comportamenti ovviamente poi legati all'omosessualità, che sono ovviamente a rischio per motivi chiarissimi, e comportamenti legati all'uso di aghi infetti, come appunto dicevo prima, per ciò che riguarda gli eroinomani soprattutto, quindi l'uso di aghi infetti che può trasmettere facilmente l'infezione. Ovviamente, come dicevo pure prima, si è molto sempre esagerato, diciamo, il pericolo invece che si hanno in condizioni in cui la carica virale è bassa. Cioè, ripeto, questo virus deve essere presente in maniera importante per infettarci. Questo succede appunto quando è direttamente presente nel sangue o attraverso i rapporti sessuali, perché si concentra molto, per esempio, nello sperma, nel secreto vaginale, quindi si concentra in queste secrezioni in maniera importante. Però la stretta di mano, il bacio, il passaggio, diciamo, casuale, veramente non esiste, cioè è sempre stato esagerato questa cosa, pure per ciò che dicevo appunto degli insetti artropodi. La zanzara non è in grado di iniettarci il virus, anche se ha succhiato il sangue da un soggetto infetto, anche perché l'apparato con cui tira il nostro sangue non è lo stesso poi con cui emetterebbe il virus. Poi la zanzara femmina, che è poi quella che ci punge, dopo che ha succhiato il sangue, si riposa perché deve nutrire gli effetti che si uova. Quindi è assolutamente impossibile che la puntura dell'insetto possa determinare questa infezione. Poi chiaramente mai dire mai, sempre meglio stare attenti a tutti, però diciamo, si è capito che tanti di quei comportamenti diciamo banali, che pure ci preoccupavano, che ne preoccupavano perché noi non sapevamo veramente tutto di questo virus, neanche oggi lo sappiamo tutto, però si è visto che questi rischi così alti non esistevano per questo altro tipo di situazione, diciamo, di possibile contagio. Eh beh, sì, in effetti ha creato pure parecchie paranoie l'AIDS. Per esempio, io Sì. avevo un manuale della Croce Rossa che ho fatto un corso per imparare alcune cose, tipo la manuale di Emlich. C'era questo manuale della Croce Rossa che descriveva i casi in cui si doveva avere a che fare, quindi con un paziente che aveva il virus dell'HIV, quindi nel caso si fosse sentito male, oppure nel caso chiaramente avesse avuto una fuoriuscita di sangue, quindi come comportarsi. E un'altra cosa che dicevano, nella parte generale, in cui si spiegava come si poteva irradiare l'AIDS in un'altra persona, addirittura c'era il dentifricio, c'era lo spazzolino da denti, no? Quindi che te lavavi con lo dentifricio, lo stesso dentifricio. Io ho sempre trovato una cosa eccessiva, però mi corregga se sbaglio, eh. Ma Cioè, lo spazzolino è ritenuto estremamente improbabile. Ma il dentifricio proprio mi sembra strano che uno possa contagiare il dentifricio semplicemente perché poggia in quel momento sulle setole dello spazzolino. Mi sembra veramente fantascienza. Ripeto, in tutti i siti dove si parla di AIDS vengono estremamente, diciamo, smentiti questi luoghi comuni di estrema pericolosità. Borecchino, per esempio, provare, va meglio stare attenti, però ripeto, è un virus che deve avere una carica importante per infettarci. Questa carica infettante esiste in certe particolari situazioni: passaggio diretto di sangue,
passaggio attraverso lo sperma con mucose che poi tra l'altro sono più permeabili, perché chiaramente le mucose all'atto dei rapporti sessuali sono più congeste, quindi più irrorate, a maggior ragione se si tratta di mucose che vanno soggette a traumatismi, chiaramente nei rapporti anali, che sono chiaramente la regola negli omosessuali, è facile che la mucosa sia in qualche modo alterata e quindi possa più facilmente essere permeabile a questi virus, però non c'è questa enorme facilità, anzi, tutt'altro. Il virus è un virus torbido per certi versi, solo che è un virus carogno, come dicevo, una volta che entra non ce ne liberiamo più. Io appunto dicevo prima proprio una cosa, ho accennato, secondo me l'AIDS è la vera risposta a tutti i complottismi, complottismi che si sono scatenati sul SARS-CoV-2, cioè sul Covid-19, che poi per certi versi, secondo me, c'è anche un eccessivo richiamo anche poi a certe cose da parte dell'attuale informazione televisiva, divulgativa, perché io trovo eccessivo anche parlare adesso di vaiolo delle scimmie, come se fosse un'emergenza. No, ho sentito Matteo Bassetti che parlava ancora una volta, secondo me dando un messaggio che poi dà fastidio alle persone, perché parlare di vaiolo delle scimmie in questo momento è una cosa che mi sembra ridicola, perché però le scimmie non è che sia nata oggi, esiste da sempre, c'è stata una forma di epidemia 4-5 anni fa, ma era 2018, chi ne ha sentito mai parlare? Nessuno. E adesso invece sento dire forse ci dobbiamo vaccinare, ma che assurdità sua, a parte che io faccio parte della generazione in cui facciamo la bulla sul braccio e sono tutelata dalla mia vaccina, faccio parte della generazione in cui facciamo la vaccinazione antivaiolosa. Però, ripeto, Maite secondo me è proprio la vera smentita dei complottismi, è un virus che non conoscevamo, che ha sorpreso tutti, non esisteva un vaccino, non esiste, anzi sono 40 anni ed è difficilissimo da fare, ci sono dei casi aneddotici di persone che sono guarite, due casi aneddotici, ma perché sono guariti? Perché in effetti entrambi questi soggetti si erano fatti una patologia, una leucemia, tutte e due leucemie, e praticamente avvenne una da trasfusione di midollo da soggetti che non avevano un recettore su cui si attacca il virus. Quindi erano soggetti immuni, sono i famosi pazienti di Berlino, ci sono due pazienti particolari che vengono definiti dal posto dove abitavano, questo qua di Berlino poi è morto per una recidiva della leucemia, però entrambi questi soggetti si era visto che dopo questa trasfusione di midollo da soggetto con assenza del recettore CCR5, con particolare recettore sempre per il virus, questi non facevano più l'infezione ed erano completamente puliti del virus dopo 2, 3, 4 anni da questo trapianto di midollo. Chiaramente però nessuno pensa di fare il trapianto di midollo a questi soggetti, visto che questi possono cambiare con i farmaci, visto che il trapianto di midollo è estremamente più pericoloso. Questi abbiamo fatto il trapianto di midollo perché fra le patologie sviluppate avevano presentato la leucemia. Tra l'altro dovrei tornare proprio su questo, perché non ho detto proprio quali sono le patologie poi che fanno morire questi soggetti, perché è vero che sono infezioni opportunistiche, come dicevo, quindi infezioni che in teoria sembrerebbero minori, ma non è così, perché chiaramente in un organismo in cui il livello di CD4 è sotto 200, diciamo, microorganismi banali, appunto il protozoo, i pneumocisti, i sitarini, determina una patologia polmonare gravissima, il toxoplasma, che pure è un protozoo, determina delle forme di meningite addirittura da toxoplasma, oltre che forme di cecità da toxoplasma, si hanno dei tumori particolari perché le cellule CD4 non bloccano delle cellule oncogene, praticamente dei vettori oncogenici sostanzialmente. Si hanno tipicamente due tumori su tutti che sono tipici, il sarcoma di Kaposi e il linfoma non Hodgkin. Si ha facilmente una patologia tubercolare molto grave che diventa spesso non solo polmonare ma anche extrapolmonare, quindi estremamente più pericolosa, perché la tubercolosi diciamo sistemica può dare segni gravissimi e a livello renale e soprattutto a livello cerebrale. Quindi in effetti le patologie sono patologie di ogni tipo che si hanno in questi soggetti. Le stesse condizioni di micosi, sono micosi particolari. Una delle cose che caratterizza le micosi di questi pazienti è che hanno delle candidosi
non solo per esempio del babbucco, ma dell'esofago addirittura, che sono forme terribili da curare, da guarire. Non lo e che sapevo. portano No, le candidosi esofagee sono tipiche del paziente affetto da AIDS. È una delle cose che mi ha sempre colpito, che è una cosa che ti fa impressione, no? Pensare che questi poveri cristi non possono deglutire, che hanno un dolore terribile, è una cosa bruttissima. Quindi le patologie che si scatenano sono di vario tipo, però se la fanno da padrone queste patologie che sono proprio in qualche modo indicative dell'AIDS. Cioè parlare di sarcoma di Kaposi significa parlare di AIDS, perché al di fuori dell'AIDS è un tumore, diciamo, molto molto sottostimato, molto poco valutato. Il linfoma di Hodgkin sì, è una patologia gravissima del sangue, però la maggior parte dei linfomi di Hodgkin vanno in soggetti che non sono AIDS. Purtroppo è una patologia gravissima e non così rara. La stessa tubercolosi non è rara, ma in questi soggetti diventa una condizione prevalente. Sempre parliamo di questa fase, comunque questa terza fase, diciamo questa fase cosiddetta sintomatica, quella che sarebbe la fase acuta di replicazione iniziale e la fase di latenza, cioè la fase in cui il livello dei recettori CD4, dei recettori delle cellule, che per esempio il CD4 è molto basso, in genere sotto 200, e quindi iniziano a farsi presenti tutte queste forme di patologia. Chiaramente sono fasi in cui ancora si può combattere molto bene ancora con la terapia, questa tipica terapia o le associazioni varie che fanno parte di questo schema HART che dicevo prima, però certo è meglio iniziare prima di arrivare a questa fase sintomatica, nella fase di latenza, e oggi si tende sempre più a curare questi pazienti da subito. Parlavo di questo proprio stamattina con un mio carissimo amico che è responsabile in un CERT, un collega medico, e lui mi dice appunto che ogni volta che scopre un HIV positivo immediatamente vanno in terapia questi soggetti. La terapia viene affidata ovviamente a infettivologi esperti, ma questi non si aspetta assolutamente, come si faceva in passato, vediamo fino a che punto possiamo aspettare. Si è visto che sul piatto della bilancia, potendo fare la terapia, è molto meglio iniziare subito che non aspettare che la situazione possa poi man mano prendere una brutta pietra, perché è vero, se si aspetta sopra i 400 ancora si può, 400 intendo dire di unità per microlitro di CD4, però diciamo si corre il rischio sempre che si mette in moto un meccanismo che poi sarà più difficile controllare in qualche modo. No, ma certo, no, assolutamente. La cosa che più mi sorprende, che più mi lascia chiaramente diciamo sbigottito, è la velocità con cui questo virus si è irradiato in tutto il mondo. Vabbè, ovviamente i motivi li abbiamo spiegati ampiamente, e volevo capire sostanzialmente vabbè, rispetto agli anni 80 ci sono sicuramente dei miglioramenti, ne abbiamo parlato prima, no? Intorno agli anni 90 già ci sono dei sostanziali miglioramenti, ma volevo capire al giorno d'oggi, no? Oggi nel 2022, l'AIDS può ancora essere letale o oramai è curabile e non porta più alla morte? Perché comunque negli anni 80 in molti casi portava alla morte, quindi giro di pochissimo tempo, invece mi pare che adesso ci sono una serie di palliativi e certe volte si riesce in qualche modo a vivere, diciamo bene, quindi con... No, diciamo che la situazione è estremamente, nettamente distinta. Chi può essere curato può sopravvivere, anzi può vivere la sua vita tranquillamente per il periodo di attesa, atteso appunto del suo proseguo di vita. Curare subito un paziente che si è infettato e che non ha sintomi, ha espresso solo modestamente questi sintomi, significa poter campare dopo la diagnosi il periodo di vita atteso per altre situazioni. Cioè non è più grave che essere affetti da diabete o da ipertensione arteriosa. Il discorso è che in altre parti del mondo non è così. È semplicemente questo la cosa che fa la differenza. Oggi, potendo accedere a queste terapie che sono costose, che sono anche in qualche modo in certi casi difficili da tollerare, però oggi chi è esperto di AIDS sa bene come miscelare questi farmaci, quando iniziare, quando smettere, che periodo di attesa far intercorrere fra un ciclo e l'altro, per cui siamo in buone mani da questo punto di vista. Il problema è che se prendi uno della Repubblica Centrafricana, non so quanto possa essere curato. Cioè, è sempre questa mancata democrazia della divisione delle risorse, un po' come è successo con il vaccino anti-Covid, che vale pure per l'AIDS. Altrimenti non si spiegherebbe come ancora
muoiono ancora 2 milioni di persone all'anno con l'AIDS. Non si spiega neanche come ci siano ancora 2 milioni e 700 mila nuove diagnosi all'anno, secondo le ultime statistiche corrette, che non sono però così recenti, e che ci si aspetterebbe che i comportamenti, diciamo, a rischio siano diminuiti nettamente. Ma in quali parti del mondo? Ecco, bisogna capire anche in quali parti del mondo sono diminuiti i comportamenti a rischio. Ci sono repubbliche africane in cui ci sono campagne di educazione di massa continue per questo, ma non arrivano dappertutto, ma non arrivano neanche da noi, se vogliamo. A volte io mi confronto con giovani ragazzi ex miei assistiti, che magari faccio delle domande, perché c'ho molti miei nuovi assistiti che sono figli di ex miei assistiti. Io ho addirittura tanti bambini nati da coppie in cui entrambi i genitori sono ex miei assistiti. Allora a volte mi confronto con loro anche per vedere cosa sanno di vaccino, e mi rendo conto che ci sta una, diciamo, quasi, come posso dire, una incredulità verso l'esistenza vera di certe patologie, pure che non mi hanno mai viste per davvero, loro quasi non credono. Infatti a volte dico cioè, io l'ho fatto vaccinare io per i morbidi, non tanto per dire, guarda che certe cose esistono, e come, se tu sei vaccinato anche perché sono stato io a premere. Allora, come se il fatto di essere sani, di avere, diciamo, una copertura vaccinale che vi protegge, non capiscono che è un vantaggio che hanno potuto avere rispetto ad altre popolazioni che non ce l'hanno. Un po' come succede a me mo, parlando del fatto che ho il vaccino per il variolo, che all'epoca, quando veniva fatto, era un vaccino molto più pericoloso di tutti i vaccini che facciamo oggi. Direi, molto più pericoloso. Tra l'altro, sul variolo classico abbiamo fatto una bella puntata precedente, quindi, in cui abbiamo spiegato le origini del variolo, che è stata un'altra malattia terribile. Tra l'altro, ricordiamo che il variolo ha quasi del tutto annientato la popolazione amerindia, perché in effetti quando arrivarono gli spagnoli nelle Americhe, portarono questo virus, oltre chiaramente alle armi da fuoco, i cannoni, le prime pistole, i primi fucili, che di fatto questi poveri indios non conoscevano, quindi in effetti buona parte di loro, non avendo un corredo quindi genetico predisposto, quindi morirono di vaiolo nel giro di pochissimo tempo, quindi non avevano quasi un sistema immunitario completamente vergine da quel punto di vista, esatto, quindi sì. E si è importato nel modo sistema immunitario un qualcosa che è una bomba d'orologeria, che non veniva riconosciuto immediatamente. Il nostro sistema immunitario, per riconoscere un agente per reagire, ci mette sempre 2, 6, 8 settimane, che possono essere fatali davanti a un virus che è molto aggressivo. Il virus del AIDS, l'HIV, non uccide rapidamente, perché è un virus molto lento, ci dà modo di mettere in moto comunque la reazione immunitaria. Quindi dopo la fase iniziale c'è la fase di latenza, che dipende dal fatto che il nostro sistema immunitario, tanto attraverso la produzione di linfociti T citotossici, tanto attraverso la produzione di anticorpi, attraverso i linfociti B, ci consente poi di reagire alla prima infezione. Perciò poi il periodo di latenza è così lungo, perché noi in effetti inizialmente reagiamo. E solo poi la replicazione di molti virus contemporaneamente, che si mette in modo per motivi a volte anche sconosciuti, che fa sì che c'è una distruzione, diciamo, importante in certe fasi dei linfociti TCD4, cioè degli HELLP, e quindi non siamo in grado poi di riconoscere e di bloccare delle infezioni che stanno emergendo verso di noi. Però sostanzialmente bisogna dire che è un virus a cui noi reagiamo inizialmente, ma non reagiamo riuscendo ad eliminarlo completamente, perché il fatto che dicevo prima, cioè il virus si posiziona, si crea un serbatoio stabile in cellule in cui si replica come DNA, fonde il DNA, integra il DNA, si dice tramite l'integrarsi del DNA della cellula ospite, e va a vivere inattaccabile praticamente. Quindi il serbatoio di cellule CD4 infette, che contiene il DNA replicato sul filamento di RNA del virus, è praticamente inattaccabile. È questo che fa sì che il virus sia costantemente presente nell'organismo, che non è che si ha una replicazione, il virus vengono tutti, escono tutti contemporaneamente, che se esistesse una situazione di questo tipo, si potrebbe arrivare al punto che tutti i virus escono fuori, noi diamo dei farmaci che ne evitano la reintegrazione all'interno delle cellule, quindi come se il virus fosse eliminato. No, purtroppo non succede, il virus resta sempre all'interno di certe cellule con una sua quota, una quota parte resta all'interno delle cellule per fare da serbatoio, e quindi questo fa sì che il virus sia
inestinguibile, se non come morte del soggetto, e che non è possibile vivere senza il CD, perché se noi potessimo vivere senza i linfociti CD4, elimineremmo tutti i CD4 e elimineremmo tutti i virus. Non è così, perché questa popolazione è indispensabile per il nostro sistema immunitario. Perfetto, perfetto. Quindi a questo punto non mi resta che dare un abbraccio fortissimo, ovviamente un abbraccio virtuale al dottor Derrico, che ci ha spiegato oggi un altro tassello importante che si va ad arricchire con le altre puntate che abbiamo fatto. Vi consiglio di recuperarle perché sono veramente molto piacevoli da ascoltare. Le ripeto, abbiamo parlato della febbre spagnola, abbiamo parlato della tubercolosi, abbiamo parlato del vaiolo, abbiamo parlato della peste nera. Oggi abbiamo parlato dell'AIDS e poi ci sarà un'altra puntata che realizzerò invece con la piattaforma StreamYard, quindi consiglio a chi ci ascolta e chi ci vede di collegarsi al mio canale in modo da poter fare anche una domanda se volete interagire quindi con noi, e parleremo dei nuovi sviluppi del Covid-19, che è l'ultima pandemia della storia, forse la peggiore secondo alcuni, e chiaramente ci prepareremo a quello che sarà l'autunno e l'inverno di questo virus, che si spera non vada più avanti, ma qualcuno dice che ci sarà bisogno di un quarto vaccino. Noi lo poniamo come punto interrogativo, vaccino sì, vaccino no. Ve lo lascio a voi come riflessione personale. Noi abbiamo una nostra idea, io e il dottor Derrico, e ne parleremo insieme nella prossima puntata di Crossover all'interno della mia rubrica pillole di storia e letteratura. Un abbraccio forte al dottor Derrico e ci vediamo prossimamente su questa rubrica per parlare di quest'altro grandissimo argomento che per me è una brace calda. Grazie Giuseppe, ti saluto, però non prima di ricordarti che abbiamo fatto una puntata anche sui Novax, se non sbaglio. Ah giusto, sì, esatto. È molto importante. Esatto. Grazie, sì, ti saluto, ti ringrazio, un abbraccio e salutiamo i nostri amici che vorranno seguirci. Grazie. Grazie mille. Buona giornata. Ciao.